ragazzi, benvenuti su Gangster. Niente. Salve ragazzi. Ma che cos'è questa cucina di mamma Daniel? Mamma Daniel è ammalata. Mamma Daniel si ammala perennemente. Facile. Cioè, vedi? Ma incomincio, questo vuole mi interprete. Parli tu, ci avete chiesto nei scorsi video, ma perché non portate video di paranormale, di fantasmi? Allora ragazzi, dovete sapere che quando abbiamo fatto quel video di ho visto un fantasma, non so per quale motivo, ma i fantasmi non si sono più fatti sentire. Sono come hanno fatto le valigie e se ne sono andati. È come se il fantasma visto il video e ah sì, va bene, ora me ne vado via. Ma a parte scherzi ragazzi, non abbiamo avuto nessun tipo ultimamente di cose paranormali. Devo ringraziarvi tantissimo per il supporto veramente. E ci ha pure scritto poche settimane fa un ragazzo di Parigi che non è per niente italiano. Non so come cavolo fa a vedere i nostri video. Merci Victor. Merci Victor. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour e buongiorno. Sapete che ne ha fatto mai francese? Ma che fregate francese. Come avete detto nel titolo, dovete sapere che questa settimana nostra mamma è stata poco bene, ma anche sua nonna. Sì. Era insieme alle mie sorelle, come state vedendo ora nel vlog. E la cosa buffa è che appena sono entrato, tutti quanti mi guardavano male, come se avevo una pistola in mano, ma avevo solo una telecamera. Ecco, beh, sai com'è, uno entra nell'ospedale con la telecamera, questo è il cavolo sta a fare nell'ospedale con la telecamera, che deve filmare. In quei momenti ti passa tutto per la testa, perché già pensi, oddio, già nostra mamma sta all'ospedale, e non è lei, la nostra mamma naturale, quella che ci ha messo al mondo. Lei ci ha solo adottato, precisiamo. Il motivo per cui è andata è perché lei ha il diabete e ci è rimasta per circa una settimana là. Aveva anche un po' di febbre e anche un po' di polmonite. In quella settimana l'ha sostituita la nostra sorella maggiore, nel senso che cucinava lei, puliva casa lei. Camminando da questi corridoi lunghi arrivo finalmente alla stanza. È una delle ultime, proprio meno gioia. Arrivo e mia mamma mi guarda già subito male, come per dire, ma che cosa sta facendo questo con una telecamera in mano? Pensa un po'. Lei odia che viene filmata, fotografata, che... ecco, ripresa. Mamma, lo so che questo video non lo guarderai mai, quindi mi dispiace. Poi mi sono messo un pochettino a vloggare dentro la stanza. Oddio, come vedete sto facendo un po' il deficiente insieme a mia sorella più piccola, Maria Sole. Mi sta dicendo delle cose che neanche sto sapendo. Oh, ma io che sono un brocio. Succede, questa è la vita di Davide, come vedete. Davide, mi raccomando, non sono mai sto figlio, perché stamattina sono uno di quei dottori certi figurati, stavo al bagno. Adesso sta meglio, state tranquilli. Ma è una gioia, è stata una settimana proprio bruttissima per diciamo noi. Diciamo di merda, proprio detto. Cos'è accaduto a tua nonna invece? Allora, mia nonna ha 97 anni, è stata malissimo, ha vomitato, sono uscite fuori tutte macchie nere sul braccio, ha passato 5 giorni in ospedale, adesso sta un po' meglio, però per mio padre e per mia zia, se morisse nonna starebbero malissimo. Voglio fare i complimenti perché 97 anni non sono pochi complimenti, veramente. Cacchio. Ah, ciao. Ciao. Da quando viene cena? 10 minuti, ma vabbè. Ciao. 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 Spero che eravate almeno contenti di vedere i nostri video, nonostante noi avevamo queste piccole difficoltà, questi problemi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, dite la vostra, perché noi, come voi sapete, leggiamo sempre i vostri commenti e vi rispondiamo ogni volta. Iscrivetevi al canale qui sotto se non l'avete già fatto e attivate la campanella se non vi arrivano le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, come sempre. Ciao ciao. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare.